Buongiorno, buongiorno, Baldi Giovani, iniezione dei liquidi in casa Inter, 275 milioni, accordo raggiunto con Octree, in realtà ne finiscono 2,40 nelle casse dell'Inter, in più tranche per porre rimedio alle scadenze, no? Agli arretrati e compagnia cantante. Iniezione dei liquidi in casa Inter, iniezione di caffè per Neschio. Scusate, non vi risparmio questa immagine scabrosa. Perché direte voi? Perché poi ho i denti gialli, sarei dovuto andare a lavare i denti, ritornare qui a fare il video. Allora ho detto, lo prendo, così se vedete i denti gialli è perché ho preso il caffè. Cioè, pip mentali di Neschio, quindi lasciate stare, lasciate correre. Prima di partire e di parlare appunto di questo accordo, ma soprattutto delle conseguenze dell'accordo, perché l'accordo è inutile spiegarlo io. C'è Marco Bellinazzo, c'è il Sole 24 Ore per l'appunto per documentarsi, anche perché io non che sono un mago della finanza, anzi tutt'altro, neanche. Per cui, vabbè, ci arriviamo, prima scarichiamo OneFootball per rimanere aggiornati ragazzi, perché da questo momento in avanti ogni minuto, ogni secondo potrebbe essere quello buono anche per un eventuale incontro tra proprietà e allenatore, come sapete bene. Tra Zhang, mi piace più Zhang, tra Zhang e Conte, anche se credo che secondo me se ne parla, no? Campionato finito settimana prossima, già la danno per immediato, no? Dico, già sento poi, ma adesso si vedrà il momento, vi faccio vedere che si attenderà e si attenderà anche parecchio, no, magari oggi pomeriggio, vabbè, tutto può essere perché poi è bello essere smentiti, accade sempre praticamente. Comunque, link in descrizione per quanto riguarda OneFootball, l'app è gratuita. Allora, come appunto spiega benissimo lo stesso Bellinazzo, sia al Sole 24 Ore, ma poi l'ho ascoltato anche Sky, fonte autorevole, ragazzi, e non ciarlatani, speculatori, perché ne ho sentiti di speculatori, eh. Dopo mesi di complesse trattative, l'Inter del presidente Zhang, guidata dall'amministratore delegato, ha assicurato il finanziamento con il fondo statunitense, ragazzi, fondo nordamericano Oaktree, che entra nel capitale del club. L'assetto azionario, questo è importante, resta quello attuale con Suning al 68,5%, socio di maggioranza, e il fondo di Singapore, Lion Rock, poco sopra il 31%. Si pensava, no, che Lion Rock venisse in qualche modo liquidato, invece al momento no. Le quote del club fungono tuttavia da garanzia per il finanziamento da restituire o rinegoziare entro 3 anni, perché poi giustamente questi 3 anni ci saranno degli interessi per quanto riguarda il prestito, ma a porre rimedio è Suning. Non ci rimette l'Inter, ma ci rimette Suning, casomai non riesce in qualche modo. Ma ragazzi, in un modo o nell'altro, in un modo o nell'altro, parliamoci chiaro. Alla fine se ne viene a capo, soprattutto quando andiamo a parlare di un brand come l'Inter, soprattutto quando andiamo a parlare dello stesso Suning, che comunque in questi anni ha investito tanto. C'è chi dice 700, 800, c'è chi parla di 1 miliardo. Comunque, cifre importanti, figurate voi se non riesce in qualche modo a saldare un debito del genere. Poi tutto può succedere, tutto può accadere, ci mancherebbe altro, e quindi ok, meglio mai sbilanciarsi. Non ti sbilanci, stai tranquillo, stai sereno. No, beh, non vai a schiacciare delle merdine che poi puzzano, sono puzzolenti, poi devi lavare le scarpe. E vabbè, lasciamo stare, no, non volevo. Detto questo, io non so qui esultante, per il semplice motivo che le problematiche restano. Problematiche che valgono per tutte, o comunque per gran parte delle società, delle aziende calcistiche, come appunto può essere l'Inter. Problematiche restano, però non ero neanche uno di quelli, no, che pensava al tribunale, pensava al fallimento, perché poi c'è chi ci ha perso la faccia in questa storia, perché anziché fare informazione ha fatto speculazione. E quelli ci hanno un po' perso la faccia, quindi non so qui risultare, perché già sapevo che non, in qualche modo se ne veniva a capo. Se ne veniva a capo. Proprio perché quando c'è un brand del genere, ragazzi, in un modo o nell'altro si esce dalla melma.
Detto questo, ragazzi, come dicevo, le problematiche restano, anche perché l'Inter, ragazzi, ha subito una contrazione forte, se vogliamo, i ricavi dello stadio, no? Del San Siro. L'Inter ha perso 70-80 milioni di possibili ricavi, proprio perché noi allo stadio siamo sempre stati ultra presenti, no? E quindi la situazione non è comunque rosea. E come poi ci spiega sempre il Sole 24 Ore, come ci spiega sempre Bellinazzo, si procede sempre verso il taglio di stipendi tra 15 e 20%, anche perché tra ingaggi e ammortamenti il costo dell'organico dell'Inter è pari a 325 milioni. Quindi qua c'è sicuramente da lavorare, c'è da lavorare sodo, eh? C'è da lavorare sodo con dei tagli importanti. Quindi chi non fa parte del progetto tecnico verrà sicuramente rimpiazzato. Io mi aspetto anche più di un'operazione alla Godin. Ricordate l'operazione alla Godin che tanto tra l'altro io criticai? Eppure serviranno queste operazioni, nel senso che se non c'è nessun club pronto ad acquistare giocatori come, che ne so, Vidal, mettiamo. Vidal non è che te lo puoi tenere a 7, 6, 7 milioni, quanto è? 6, 6 e mezzo, non mi ricordo adesso, però siamo là. Non te lo puoi tenere, va ad appesantire le casse, quindi. E può darsi pure che lo accompagni con una buona uscita. Vedremo. Sono delle ipotesi, ragazzi. Sto gettando lì ipotesi e dei nomi. Comunque, quando si parla di un taglio di 15-20%, ragazzi, so cifre importanti. E poi, per quanto riguarda il mercato dell'Inter, va autorizzata la parola che poi ha sancito, un verbo che mi piace di più, che ha condiviso, dai. Bellinazzo, scusate, prendo il caffè, perché ha condiviso Bellinazzo dicendo autosufficiente. Il mercato dell'Inter sarà autosufficiente, sarà finanziato praticamente dalle uscite, come è normale che sia. E quindi non mi aspetto grandissimi nomi. Io vi dico la verità, sto sempre col timore che un big lo perdiamo. Sicuramente non tra gli irremovibili, però forse un big lo prendiamo. Ma se lavori bene sul mercato, se vai al lavoro, se lavori bene, ragazzi miei, puoi trovare il giovane di turno che comunque ti imbrocca la stagione e diventa un valore aggiunto. Verranno valorizzati i prestiti. Io mi aspetto, per esempio, l'anno prossimo Di Marco. Per esempio, un giocatore del genere può essere un altro valore aggiunto. Vediamo un po' come si mette la situazione. Per la prossima gara contro l'Udinese, ragazzi, 1.000 spettatori a San Siro, l'avete sentito sicuramente. Fuori, assiepati. Mi piace sto tema, assiepati fuori dallo stadio invece in 4.500 per festeggiare lo scudetto, passerelle, cose varie, bene così. E come stanno già fomentando adesso, aspettiamo questo incontro, vediamo quello che accadrà. Stiamo lì a porgere le orecchie, va bene? Va bene, Baldi. Che casino che fa, mamma che casino che fa. Vabbè, Baldi, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Commentate, likeate se vi va. Iscrivetevi al canale. Spero di non aver tralasciato nulla. Comunque, casomai, vi metto anche il link in descrizione dell'articolo che riguarda il Sole 24 Ore. Anche perché, ripeto, facciamo parlare gli esperti e non i vari cialtronelli, dai. Un grande abbraccio da Meschio.